Dopo 2 anni di pandemia che hanno bloccato le manifestazioni religiose, tanto care alla tradizione popolare, i fedeli di Crotone si preparano a rendere omaggio alla Madonna di Capocolonna, che avrà una luce tutta nuova dopo il restauro della corona del Tronetto. L'opera di fattura napoletana era compromessa e il delicato lavoro di ripristino è stato messo nelle mani del maestro Michele Affidato, che aveva già effettuato riparazioni parziali e puliture volte a salvaguardare l'integrità del pezzo d'arte. Il lavoro dell'orafo crotonese ha permesso di riportare la corona allo stato originale, dopo un'accurata pulitura che ha eliminato gli strati di scorie accumulate negli anni. Affidato ha anche creato un supporto in metallo che in modo non invasivo eviterà che la colonna si deformi nel tempo. Finalmente, dopo 2 anni di pandemia, quest'anno viviamo questa bellissima festa, tanto sentita dai crotonesi, e per l'occasione il capitolo cattedrale Crotone mi ha incaricato di non solamente di pulire la corona che viene poggiata sul tronetto del quadricello della Madonna di Capocolonna, ma di fare un lavoro di conservazione. Come si ricorda, negli anni sono stati già diversi gli interventi che avevamo fatto, ma quest'anno si è deciso non solamente di pulirla, ma ho realizzato anche un asse interno, una struttura a tutto tondo nella parte centrale della corona e lateralmente diciamo dei rialzi per contenere le braccia. Questo è stato fatto ovviamente in modo, abbiamo utilizzato i punti di ancoraggio e di fissaggio esistenti nella corona senza, ecco, essere invasivi su questa bellissima opera, e poi abbiamo realizzato anche esternamente il sistema di fissaggio, un sistema molto più facile. Ovviamente di questo ne sono molto onorato, ringrazio ovviamente il capitolo cattedrale di Crotone, che già mi ha incaricato negli anni scorsi nel restauro che ho fatto per il quadricello della Madonna di Capocolonna, per la cornice del quadro grande della Madonna, e appunto quest'anno anche la corona. Dei lavori che ovviamente non ho mai chiesto nulla, sono un dono che ho fatto sempre alla Madonna, questa mia grande venerazione, come poi, ecco, la mamma di tutti noi crotonesi, amiamo questa immagine, questa Madonna, perché, ecco, ho fatto questo lavoro, è un dono che ho voluto fare alla Madonna e alla città di Crotone. Non è la prima volta che Affidato si dedica a opere mariane. Infatti, nel 2013 ha restaurato il cosiddetto quadricello della Madonna di Capocolonna e nel 2019 la cornice del quadro grande, donandoli alla città di Crotone. Il lavoro certosino è stato portato a termine in concerto con Don Bernardino Mongelluzzi, canonico rettore del santuario di Capocolonna. Brilla di nuova luce perché l'abbiamo ripulita completamente, da tutta l'ossidazione che c'era stata nel corso, si era fatta nel corso degli anni, e poi è stata anche consolidata perché la corona è la parte più alta, quindi è quella che ha più sollecitazione durante le processioni, durante il cammino. E allora aveva bisogno proprio di essere consolidata, e con il lavoro sapiente del maestro Michele Affidato è stata consolidata, è stata resa più forte senza intaccare la corona stessa, cioè senza essere invasivi. No, ma è stato creato dentro un cerchio, no? Proprio per mantenere tutti i bracci della corona, che sono molto sottili, e quindi c'è bisogno proprio di questo, di essere forte, proprio per non farla rompere, farla rovinare. E quindi è qualcosa di cui c'era bisogno, perché nel corso degli anni aveva avuto un sacco di ammaccamenti, se così possiamo dire. L'ultimo, il 2019, quando siamo andati con il camion a Capocolonna nel pellegrinaggio non di Capocolonna, ma quello del 1º giugno, allora c'è stata proprio la botta finale, diciamo. E quindi quest'anno abbiamo deciso di riportarla a nuova luce. Il tronetto della Madonna necessitava di un intervento e di un intervento risolutivo, perché più volte la parte sommitale, appunto la corona, aveva subito dei contraccolpi, dei problemi, una volta era addirittura caduta. Quindi, per non perdere un'opera d'arte, perché è un'opera d'arte questo tronetto, opera di orafi napoletane, no?
abbiamo un tesoro che dobbiamo custodire. Ecco, l'arte di Michele Affidato ha sopperito a queste difficoltà con la sua abilità, la sua attenzione nei confronti del tronetto della Madonna, che più volte è stato attenzionato e restaurato, no, ma questa volta aveva bisogno di un lavoro di conservazione per andare al futuro con una certa sicurezza. Ecco, abbiamo un patrimonio di cui noi siamo responsabili e che dobbiamo lasciare anche ad altri.